facciamo allenamento e per ora il mister, secondo me, ha sempre valutato nel modo giusto la formazione, le decisioni di chi mettere in campo, quindi valuterà lui se le condizioni sono sufficienti per poter fare una partita all'inizio. È sicuramente una partita difficile, abbiamo visto anche l'anno scorso la forza del Frosinone, quindi dobbiamo cercare di prepararla nel migliore dei modi e siamo consapevoli del fatto che incontreremo una squadra forte. C'è anche da valutare che abbiamo un nuovo allenatore e sicuramente chiede delle cose diverse rispetto a quelle che sono state fatte in passato. Ci vuole anche un minimo per entrare in certi meccanismi e poi abbiamo notato che in queste ultime partite, in queste diciamo dalla prima alla settima, ha cercato di trovare tra virgolette la quadra cambiando anche spesso giocatori, quindi non è stato neanche semplice secondo me per noi giocatori entrare subito in certi meccanismi. Sì, era soprattutto importante dare un segnale a livello caratteriale, di orgoglio personale, cattiveria agonistica, portare dei punti a casa da un campo così difficile, soprattutto dopo la brutta prestazione in casa contro l'Avellino. Dovevamo per forza riscattarci e questo pareggio, questo punto, che forse potevamo anche pensare di poter vincere la partita, ci deve dare la consapevolezza che se giochiamo con l'agonismo giusto e la cattiveria possiamo fare dei buoni risultati. Non mi so dare un giudizio, cioè questo lo lascio fare appunto al mister o a chi per esso. Io giudico le mie prestazioni come finora come sufficienti. L'unica pecca che ho avuto, che è stata anche abbastanza evidente, è stata in Coppa Italia, che però ho provato a dimenticare subito. E, diciamo, ho lavorato duramente subito dopo Piacenza e non vedevo l'ora di giocare subito. Poi quando è successo a Carpi che, diciamo, ho fatto bene, è stata comunque una buona prestazione, sono tra virgolette uscito da quelle tante pressioni che erano aumentate dopo Piacenza. Quindi le pressioni ci sono ed è giusto che ci siano, anche perché fa parte del nostro lavoro ed è una cosa che mi stimola a dare di più anche in allenamento. E però i giudizi e tutto li lascio fare al mister, io non mi so giudicare. Io giudico come più che un errore della difesa un mio sbaglio nella lettura sulla palla profonda, perché è vero che se io fossi rimasto in porta, Fedato avrebbe avuto uno contro uno e magari avrei avuto più possibilità. Però sul momento ho detto io provo ad uscire così per creare più difficoltà, poi lui è stato bravo a vincere il rimpallo contro Meg e ad allungarsi la palla. Ovviamente quella lì è stata una situazione che magari se avesse vinto il rimpallo Meg adesso non saremmo neanche qui a parlarne, però sono stato molto soddisfatto che non ci siamo soffermati sull'errore che sia stato della difesa o mio e abbiamo reagito subito come squadra dimostrando che potevamo anche andare oltre il pareggio. Diciamo che da novarese io ci tengo molto a questa squadra ed è per questo che appunto voglio dimostrare a voi, ma soprattutto alla gente che viene allo stadio e ai miei conoscenti e ai miei amici cioè che non sono qui solamente perché sono uno di Novara, ma appunto perché voglio dimostrare che mi merito il posto e che posso rimanere qua e ovviamente spero di arrivare anche magari oltre. Però appunto questa cosa dell'essere novarese è una cosa che mi spinge a dare quel tantino di più che serve ogni partita, perché non voglio far sì che la gente creda che io sia qua solo per
per il fatto di essere un novarese. Io posso dire che se noi mettiamo la grinta e la voglia che abbiamo messo col Foggia, non dico che portiamo a casa i 3 punti, ma diamo del filo da torcere alla prima in classifica. E secondo me noi come squadra, come collettivo, abbiamo le caratteristiche e abbiamo le possibilità per giocarcela a viso aperto col Frosinone. Loro sono più concreti e hanno un buon attacco, ma secondo me noi non siamo da meno e possiamo veramente dimostrare che ci siamo anche noi in questo campionato, potremmo dire la nostra. Mi è dispiaciuto molto, infatti è difficile trovare un allenatore preparato come lui, e però è anche vero che il mister che c'è adesso mi ha sorpreso tanto, ossia è difficile trovare un allenatore preparato come Cataldi, io penso di averlo trovato, cioè nel senso che Vitrani è uno che studia tutto il giorno e che lavora tutto il giorno in ufficio a Novarello solo per noi portieri, cioè per fare gli allenamenti, per tipo io adesso mi sto allenando con un GPS che mi studia tutti i balzi che faccio, le reazioni e tutti i fattori che poi noi andiamo a studiare insieme e che lui analizza da solo fino a tarda notte, e che questo c'è in me, mi trasmette anche positività e sicurezza del lavoro che facciamo.